looking up to the sky, I feel the air I breathe. Per più di 10 giorni abbracciati dalle opere di Marcello Silvestri, che è un artista che con 10 opere che ha messo a nostra disposizione commenta testi della Bibbia. Un'occasione per riflettere sul nesso tra la parola di Dio e l'immagine. Un'occasione per i 500 anni della Riforma che vivremo anche ecumenicamente, perché per 4 martedì di seguito il commento a alcune di queste opere avverrà con una doppia voce, cattolica e protestante, nella ritrovata unità della centralità della parola di Dio e delle sue rappresentazioni, in questo caso artistiche. A cominciare dal 7 novembre fino al 17 in Chiesa Battista via Pinamonte a Milano, e dopo fino dal 17 fino alla fine del mese nella Chiesa di San Marco, la Chiesa Cattolica sempre di Milano. Questo sarà il primo quadro che sarà oggetto di uno studio biblico che avverrà qui in via Pinamonte del Mercato, nella Chiesa Battista, il 7 novembre prossimo, dalle 7:30 di sera. È una iniziativa ecumenica che vuole far dialogare l'arte con la Bibbia, così come questa particolare arte del maestro Marcello Silvestri è nata, perché l'arte di Marcello Silvestri è sempre nata, in questo caso particolarmente in queste opere, nasce da una riflessione profonda a partire da testi biblici. Appuntamento dunque il 7 novembre a partire da questa opera e due voci, quella di un teologo cattolico e di un teologo protestante, alla presenza del maestro Silvestri. Benvenuti.